Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto spero che abbiate passato delle buone feste e dei splendidi giorni con la famiglia e i vostri amici. Come avrete letto dal titolo, il video di oggi sarà incentrato sui miei prodotti make-up o in generale beauty preferiti di quest'anno. Ho qui davanti un bel bottino e praticamente sono tutti i prodotti che utilizzo nella mia quotidianità, al di là di qualcuno. Ma adesso ve li faccio vedere un po' più nello specifico perché secondo me valgono i loro soldi. Vi anticipo già che il budget secondo me si aggira attorno al low cost, medium cost. Non c'è nulla di troppo costoso se non uno o due prodottini, ma ci sta. Direi di andare un po' per step. Praticamente il 90% di quello che vedete sul mio viso sono parte di questi prodotti preferiti. Partirei subito da un fondotinta che mi ha accompagnato durante quest'anno, ma se mi seguite lo saprete benissimo perché è presente praticamente in ogni mio video. Sto parlando del nuovo siero colorato L'Oreal L'Accord Parfait Nude. Questo qui l'ho scoperto per puro caso poiché me l'hanno mandato in tutte le shades, quindi tra l'altro anche se mi seguite siete di Milano con la carnagione molto molto scura. Se vi va di contattarmi, ho dei colori proprio per pelle molto scura, in più che io non uso, quindi potrei regalarvi. Si tratta di un siero super leggero in viso, quasi impalpabile. Va shakerato prima dell'utilizzo. È molto molto liquido. La coprenza chiaramente va da leggera a media, però devo dire modulabile. Cioè se magari lo stendete su un brufoletto ve lo copre. La colorazione in questione è leggermente scura per l'inverno, infatti ne ho preso un altro un po' più chiaro, ma vi giuro che la texture è impalpabile e l'effetto in viso mi piace tantissimo perché lo utilizzo anche al lavoro, quindi non lo sento in viso ma mi va a uniformare perfettamente l'incarnato. L'ho adorato. Nonostante appunto me l'avessero regalato, l'ho acquistato già almeno altre due volte. Lo trovate online che varia più o meno il prezzo dai 14 ai 19 euro, ma provatelo, se potete provatelo. Come vi anticipavo lo indosso adesso, ma vi giuro che io adoro il suo effetto. Altro prodotto della base, però nuovo. Lo sto testando da poco, ma vi dico già che mi piace ed è uno di quei pochi prodotti leggermente più ai costi perché si aggira attorno ai 39 e essendo piccolino so che effettivamente è un po' expensive. Sto parlando della cipria di NARS, questa qui in particolare, la compatta, è una cipria traslucida, la colorazione è crystal e si chiama Light Reflecting Setting Powder. All'interno presenta uno specchietto e la spugnetta e questo qui è il prodotto. È traslucido ma anche, non dico micro glitter, però quasi una piccolissima piccolissima pearlescenza che ovviamente non si vede sul viso ma dona proprio questo effetto settato, luminoso e anche qui impalpabile. Se avete modo magari di swatcharla da Sephora vi renderete conto che liscia tantissimo la pelle. Ed essendo che non avevo mai provato un prodotto del genere, l'ho acquistato in realtà da poco, ma vi dico già che mi piace. Poiché generalmente in questi anni ho sempre usato queste qua di Nabla, o la compatta o la traslucida, che per carità è molto carina, ma l'effetto è completamente diverso tra le due. Questa qui è più polverosa e si vede in viso, ha una grana un po' più spessa, mentre questa qui di NARS trovo sia proprio impalpabile. Quindi nonostante il costo, secondo me ne vale la pena. Per concludere i prodotti base vi direi, come correttore, assolutamente questo qui della mia base di Sephora, molto semplice, anche qui sui 14 euro. Magari non è nulla di speciale, però mi sono ritrovata ad acquistarlo perché ritengo che faccia il suo lavoro ed è molto carino come effetto. Anche qui la texture è abbastanza sottile e direi anche molto coprente. Va benissimo sulle imperfezioni se dovete illuminare per esempio la zona delle occhiaie oppure la zona un po' più centrale del viso, quindi naso, fronte e mento. Mi piace molto. In realtà poi come altri prodotti della base non ho davvero dei preferiti preferiti, ma più che altro prodotti che uso da una vita. Per esempio questa qui di Mulac che avrete visto almeno nei precedenti due video preferiti 2020-2021. In realtà non credo sia un prodotto eccezionale, ormai la utilizzo perché la devo consumare, quindi non ve la voglio citare quest'anno. Ultimamente sto usando questi due qua in crema di Sheglam, che devo dire,
li utilizzo da poco, ma fanno il loro lavoro e devo dire che si sfumano benissimo, quindi mi va di citarli in questo video, anche se non li conosco al 100%, ma li ho usati in questo periodo, negli ultimi mesi insomma. Stessa cosa per lui, che è un illuminante liquido che mi ricorda un po' un mix tra uno che avevo io liquido di Zoeva e il famosissimo prodotto di Charlotte Tilbury per la base. Infatti ultimamente lo vado mischiando anche al fondotinta. L'effetto è super naturale ma molto 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 riflettente, infatti se vedete che la mia base è un po' più luminosa del solito è perché sto mischiandolo ultimamente e l'effetto mi piace tantissimo. Ovviamente sia da miscelare un goccino con la base sia proprio da illuminante. Secondo me questo qui struccate in estate è da paura, cioè sembra proprio la vostra pelle ma luminosa. E l'ho pagato, vi giuro, una cavolata su Maki Beauty, adesso nemmeno mi ricordo, ma per certo meno di 3 euro. Poi, come pennelli, questi qua in particolare sono occhi, li ho usati tantissimo quest'anno per i miei look un po' più particolari, più grafici, che vedete spesso su Instagram e su TikTok. Ho utilizzato loro, anche qui acquistati, sul sito di Maki Beauty, dove trovate un sacco di brand e che spesso fa degli sconti molto convenienti, quindi tenetelo sott'occhio. In particolare un set occhi che io adoro, con pennelli più piccolini, quindi super precisi per fare dei look molto molto particolari, come questo da sfumature e questo da applicazione. Qualcosa di più grande che io uso per settare la cipria in zone specifiche o come illuminante, e poi altri vari pennelli da sfumatura. Anche loro saranno costati, credo, sui 14 euro per 9 pennelli, se non erro, ma veramente veramente ottimi, e sono di Jessup. Per quanto riguarda invece le labbra, combo che ho adorato quest'anno e che l'ho usata davvero spessissimo, tant'è che la matita sta praticamente scomparendo, seppure mezza rotta, sto parlando del lip kit di Kylie Jenner o Kylie Cosmetics, in particolare questa shade qui, l'ho amata, amata ragazzi, è quella che sto indossando adesso. La particolarità è che il contorno labbra è leggermente più caramello come colore, mentre l'interno più rosato, e dà un effetto proprio bello. Io quando le indosso sento di avere il filler alle labbra, perché l'effetto è proprio quello che fa Kylie Jenner. Me li swatcho magari sempre qui di lato. E devo dire che nonostante non mi piaccia questo rossetto utilizzato così singolarmente, sfumato con questa matita, raga, è bellissimo. E la colorazione si chiama proprio Kylie 808. Chiaramente di tutti questi prodotti, o della maggior parte che sto citando in questo video, lascio il tag qui su perché ho già fatto delle recensioni a riguardo, essendo anche i miei prodotti preferiti. Per esempio questo qui l'abbiamo testato su uno o due video, se non erro, anche prodotti che vi ho mostrato prima, il fondotinta, eccetera. Come potete vedere la matita, quindi questa qui più scura, ha quasi un sottotono caramellato più caldo, mentre il rossetto liquido ha un sottotono più freddo e rosato, ma la combo insieme, se sfumata bene, è davvero adorabile. Quindi questo preferito in assoluto, ma altra menzione particolare volevo darla. In primis ai rossetti in bullet di Huda Beauty, di cui non sento magari parlare spesso perché ormai non sono un'uscita proprio recente, ma io li ho riutilizzati per esempio adesso nelle cene natalizie eccetera, e non mi ricordavo che fossero così belli proprio a livello di texture, confortevoli, morbidi, e il pigmento, raga, bellissimo. Questo qui in particolare era un duo che avevo acquistato in mini size, credo da Sephora, il Natale scorso, e i nomi sono Promotion Day e El 5 de Mayo, che onestamente non so cosa voglia dire. Ma sono due bellissimi rossi, uno leggermente più freddo con del blu all'interno e uno più caldo. E sempre, alta menzione speciale a livello dei rossetti, volevo darla a un prodotto un po' controverso, su cui ho fatto parecchi video su questo canale. Lo do non per le promesse che dà, perché avete visto che su di me non funziona il no transfer, ci abbiamo dedicato parecchi video a riguardo, però ritengo che il prodotto che rimanga vinilico, quindi l'effetto vinilico che dà alle labbra e il colore, sia comunque molto valido. Sto parlando dei Vinylink di Maybelline, appunto un po' controverso perché sul mio canale, sia qui sia su Instagram che su TikTok, ho fatto dei video nel quale non erano transfer sulle mie labbra personalmente, come diceva il brand, ma ritengo che nonostante ciò sia un bel prodotto. Le colorazioni ritengono che siano anch'esse molto belle, rispettivamente colorazione 30, quasi borgogna con una punta di fucsia, colore Unrivaled,
Questo è invece il peachy e questo è un rosso pazzesco, colorazione wicked. Vedete, l'effetto è vinilico, quindi è molto bello sulle labbra. A me però non erano transfer, ma non ci faccio, cioè non faccio una colpa di questo, perché comunque mi piacciono moltissimo. Ecco le labbra. Abbiamo finito. Per ultime, ovviamente, vi lascerò le mie palette del cuore. Per quanto riguarda gli occhi, invece, non erano state preferite a livello di eyeliner o matite, se non comunque i soliti, cioè utilizzo sempre quelli di NYX. Che sia il SD Point, quello sottile, o il classico di cui non sto ricordando il nome. Insomma, quindi non ve li menziono perché sono i miei classici eyeliner di NYX che utilizzo sempre, sempre, sempre nel corso dei secoli, amen. Ma per le sopracciglia vi cito sempre di NYX la Lift & Snatch, che si tratta sempre di un pennarello, un po' come i classici per eyeliner, molto molto sottile, la pigmentazione è leggera, va a simulare l'effetto pelo pero delle sopracciglia, ritengo sia molto utile. Onestamente, anche se è così un po' sciro, un po' leggera la colorazione, io amo utilizzarlo anche al posto dell'eyeliner, quindi per andare al lavoro, se non voglio qualcosa di un nero intenso, vado con lui e lo adoro. Per finire, per le sopracciglia, per non citare sempre il mio adoratissimo e indiscusso Infinity Lashes di Wycon, cambiamo un po' quest'anno e vi cito quelli che ho utilizzato in più quest'anno, e sono lo Sky Eye di Maybelline, che ha un effetto molto allungante, non particolarmente volumizzante, quindi vi deve piacere un po' il genere. Lo Scovolino è uno di quelli flessibili in elastomero con una forma un po' conica. Questo qui mi piace tanto per l'effetto allungante che ha, altrimenti se l'effetto che cercate è un po' una combo tra volumizzante e allungante, ho la soluzione che fa per voi, ovvero questo qui di L'Oreal, l'XXL, credo si chiami, Pro Lift XXL, perché ha esattamente una parte conica che va un po' a ricordare lo Sky Eye, però non è in elastomero e non è flessibile, e il numero 2 che invece è una parte incurvante. Piccola parentesi, anche questo mascara qui di Catrice era tanta roba, ma indovinate un po', non ce l'ho più perché me l'ha rubato mia mamma, grazie mamma, quindi anche lui super bello, e provatelo. Lui costa pochissimo, era tipo intorno ai 7 euro, ma comunque tutti questi mascara costano davvero poco, hanno 3 effetti diversi, quindi in base a quello che cercate scegliete bene, mi raccomando. E per finire, ultima categoria, le palette, ovviamente. Ma prima di arrivare alle palette vi mostro 2 prodotti che mi piacciono tantissimo, anche qui economici. Questa pasta glitterata di She Glam che abbiamo utilizzato per creare il look natalizio. L'ho utilizzata poi davvero a Natale ed è venuto pazzesco. Anche un semplice liner con questa vi svolta il look. E cito anche prodotti di questo tipo come Be Perfect, che sono sempre ombretti liquidi molto molto luminosi, per un effetto un po' più pieno invece. Questo qui nella colorazione Brass, che è tipo letteralmente come ottone, quindi quasi arancione metallizzato, ma bellissimo, che qui lo rende. Qui invece quello di She Glam. E infine, siamo giunti alla conclusione, le palette preferite di questo 2022. Che contro ogni mia aspettativa non sono le classiche palettine, nude, eccetera, ma sono proprio l'opposto. Una non è uscita quest'anno, se non erro, è uscita almeno un anno e più fa, Carnival 3 Love Tahiti, in collaborazione con Stacey Mary o qualcosa del genere. La amo, l'ho adorata, ha dei colori letteralmente pazzeschi. Abbiamo sia dei colori nude, quindi qualche marroncino da questa parte dei dorati, una parte fredda, una parte calda, la parte con i verdi è veramente pazzesca e non avete idea degli shimmer. Ma per farvi un'idea, appunto, ci sono qui a swatcharveli. I colori sono super pieni e gli shimmer qualcosa di incredibile. Considerate che adesso le mani anche un po' secche, ma vi giuro che sono bellissimi. E con questa, quest'anno, ragazzi, ho fatto un sacco di look. Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram, TikTok o banalmente qui su YouTube, vi invito a farlo, se vi faccio almeno un pizzico di simpatia,
così almeno prima o poi spero che arriveremo a 3.000 iscritti al canale, poiché è banale, ma basta davvero pochissimo per supportare appunto creator che investono il loro tempo nella creazione di video come questo qui. Basta un iscriviti se la persona gli fa simpatia e lasciare qualche volta like, giusto per far capire alla persona in questione che non fa, diciamo, video inutili, perdendo del tempo, ma che fanno piacere questi video a qualcuno. Sempre, altra palette che ho adorato in questi ultimi mesi specialmente, più o meno costa 15-19 € Alma di Corazona, anche lei schema colori bellissimo. È un po' più piccolina, quindi più compatta se vi piace il genere, ma cioè, adesso vi swatch anche qui. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Questo verde è tipo la mia cosa preferita in assoluto. Anche qua, ragazzi, che ve lo dico a fare, tanta roba. Tra l'altro sono anche un po' simili questi due colori, ma entrambe pazzesche. Per finire, l'ultima, ma assolutamente non per importanza. Ragazzi, lei esiste in varie colorazioni. È una palette di glitter di Nabla, ma personalmente in questo shade io la amo. Si chiama tipo Glitter Side Palette, no, Glorious Glitter Palette di Nabla, ma è qualcosa di spaziale perché non ha bisogno innanzitutto di colla, primer, niente. Tu prendi i glitter, li tamponi e loro stanno, cosa che io amo e ritengo che sia essenziale in un prodotto di questo tipo. Per non parlare delle colorazioni, io le utilizzo quasi quotidianamente perché anche solo l'angolo interno svoltano un look. In particolare adoro tantissimo Leo. L'unico che uso di meno è quello rosa, perché proprio non è il mio colore. Ma le altre tre pazzesche. Costano tipo sui 24 € senza sconto, ma spesso le trovate scontate. E sono secondo me da avere se volete un prezzo di un look, anche così, look di oggi. Tampono al centro, svolto completamente il look. E quando lo utilizzo mi chiedete sempre sotto i commenti che prodotti ho utilizzato per gli occhi. Sono loro. Questo qui ha dei riflessi azzurri e verdi bellissimi. Questo è quasi uno champagne, stupendo anche lui. Leo, ovviamente il mio preferito, come il mio segno zodiacale, è il mio mood. È leggermente caldo, con dei riflessi verdi arancioni, e lui è rosa. Insomma, quindi queste che trovate qui sulle mie mani sono i miei prodotti preferiti di quest'anno. Insomma, sono i prodotti che ho utilizzato letteralmente di più in questo 2022, chi mi segue sa, e quindi ci tenevo a consigliarveli. Se siete appunto alla ricerca di qualche prodotto, vi hanno fatto qualche buono in qualche store, eccetera, secondo me potreste dare anche un'occhiata a loro, studiateveli un po' perché valgono davvero la pena. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e sia stato per voi interessante ed utile. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!